In alcune zone della quinta circoscrizione da mesi non viene consegnata la posta. Numerose le segnalazioni degli utenti costretti a pagare more sulle bollette o a vedersi tagliati i servizi. In questi giorni il problema è stato segnalato alla direzione delle poste. Vediamo qual è stata la risposta. Sentiamo Gabriele Rossellini, consigliere quinta circoscrizione. La situazione è abbastanza grave. In più parti della quinta circoscrizione abbiamo riscontrato ritardi nella consegna della posta. Lamentele provengono sia dalla zona di San Michele, dalla via Palermo e soprattutto dalla contrada Citola, dove praticamente molti residenti lamentano la mancata consegna, oltre della posta ordinaria, anche delle raccomandate. Un caso su tutti, ieri durante una commissione al quartiere abbiamo ricevuto la visita di un residente dove lamentava la mancata consegna di una raccomandata che era in giacenza, pensate bene, dal 29 di aprile in via Olimpia. Ed è anche impossibilitato ad accedere negli uffici di via Olimpia per ritirare personalmente questa raccomandata. Gli è stato vietato. Cosa potrebbero fare i residenti per cercare di ovviare a questa situazione? Ma i residenti possono fare ben poco, nel senso possono protestare, possiamo tentare noi come quartiere insieme a qualche avvocato, qualche associazione per poter richiedere a Poste Italiane qualcosa di serio, qualcosa di concreto, perché a quanto pare mancano materialmente i portalettere, mancano chi consegna, cioè in contrada Citola è da 20 giorni che non viene consegnata posta. E la cosa è grave, molto grave. Quindi una forte riduzione della forza lavoro da parte di Poste Italiane, tutto a discapito solamente dell'utenza. Sì, confermo tutto, anche in via Palermo, ribadisco anche a San Michele, persone che sono, ad esempio, notizie che abbiamo da parte di altri portalettere, persone che sono in licenza per il matrimonio, non sono stati sostituiti. Cioè, lo stesso portalettere deve fare ad esempio quattro zone, è impossibile che possa avvenire questo.